Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shuikoten 3. La scorsa puntata è stata incredibilmente lunga, ma è stata anche incredibilmente figa, perché abbiamo avuto la possibilità di scegliere se sacrificare noi stessi o sacrificare i popolani, e noi abbiamo deciso di continuare a lottare fino alla fine e portare, diciamo, questa speranza nei confronti della gente. Quindi non so effettivamente cosa sarebbe successo se avessimo lasciato la gente morire. Non ne ho idea, non sono andato a cercarlo ancora. Anche perché sto registrando di fila, di seguito alla scorsa puntata. Quindi non ho ancora staccato del tutto il mio setup. Quindi non sono andato a controllare. E non so cosa sarebbe successo. Però abbiamo reclutato anche la banda di Duke, finalmente. Quindi... Oddio, non credo che me ne manchino molto ormai come personaggi. Dovrei essere già sulla centinaia. Vi ringraziamo infinitamente. Vi stavamo aspettando, Firebringer, per liberarci qualche giorno. Siamo stati occupati dal Regno di Armonia per oltre 50 anni, ma non avremmo... ma non abbiamo mai dimenticato che la nostra terra sono le Grassland. Sì, vi siamo eternamente grati. Non verremo più bullizzati da quei tipi di Armonia ancora. Se gli piace così tanto Armonia, non dovrebbe restare in Lebuk. Oh sì? Dimmelo in faccia. Minchia. Steso proprio. Dobbiamo insegnare a questo dove porre la sua lealtà. Amante di Armonia. Non dite cosa dovrebbe fare quel traditore. Faremmo meglio a legarlo. Ah. Fermi, per favore. Lui è un nativo di Lebuk e ci ha aiutati. Spostati, Iku. Stai prendendo le parti di quel soldato di Armonia? Basta dire sciocchezze. Franz, attualmente mettiti da parte, Iku. Loro non evolveranno mai. Te la faranno pagare anche a te se non ti fai indietro. Franz, Non hai bisogno di restare da solo in questo. Voglio aiutarti io questa volta. Per favore, scusateci, è così imbarazzante. Legheremo questo traditore una volta per tutte. Minchia! Madonna mia, che pugno che gli ha dato! Ma che cazzo... Perché no? Stavo lavorando per quelli di Armonia. E cosa stavate facendo voi per tutto questo tempo? Non avete fatto niente. Siete rimasti a guardare e aspettare che qualcun altro facesse il lavoro. Cosa avete fatto voi per le Book e per tutti quelli che ci abitano? Un codardo non ha diritto di condannare qualcun altro. Che cosa intendete con orgoglio? Quanto è prezioso il vostro credo senza che qualcuno faccia il lavoro sporco? Lui è incazzato come un mostro, ovviamente, perché gli hanno tolto la runa. E ovviamente... Boss, perché hai fatto... perché hai fatto quello? Dovresti gongolare sul fatto che di quanto tu sia famoso. Sai, non è nella mia natura. Forse sono troppo serio per il mio bene. Geddo, tu non sei Joe. Cosa c'è di sbagliato in questo? Dice che non c'è nulla di sbagliato in questo, ecco, in quel senso. Franz è stato reclutato e anche Iku. Yes! Oddio, ma mancano pochissimi. Anche Ruby? È un personaggio, Ruby? Viene considerato come personaggio?
Chris. Non posso andare altrimenti. Devo cliccare solo Chris. Ma allora scusa, che senso ha prima che mi ha fatto scegliere il capitolo 5 con tutti quanti? In questo caso non c'è niente che possiamo fare. Questa è la debolezza della federazione di Zexen. Non possiamo continuare a disgregarci con le intenzioni del concilio. È vero. Ma ho bisogno che voi stiate a Mid che voi ritorniate a Midgar il più presto possibile. I cavalieri non possono, cioè non possono essere mandati efficientemente senza un leader. Dice, me ne rendo conto di tutto ciò. Ritornerò non appena il mio incontro con il messaggero del concilio, avrà permesso di elaborare delle scartoffie. Perché non può venire il messaggero qui? Potrebbe avere senso, ma questo è Zexen. Ci sono dei burocrati che sono molto ligi, cioè che sono molto incollati nei loro modi. Che diciamo che paese strano. Sono pienamente d'accordo con te. Prenderò il comando in tua assenza, Chris. Conto su di te, Lucia. Ho avuto già un po' di esperienze passate prima d'ora. Non sei l'unica. Molto bene, allora. Andremo al castello di Brass. Per favore, mandate il messaggero. Mandate un messaggero se avete bisogno di qualcosa. Ovviamente vi manderemo parola, quindi vi daremo notizie se avremo delle nuove informazioni. Conto su di voi. Conterò su di voi. Quindi, Salom, Borus, Roland, Luis hanno joinato. Quindi questi non li posso. Cioè, li devo tenere per forza. E non posso mettere nessun altro nel team, nel party? No, forse no. Sono obbligato ad andare con questi. Vabbè, ora ovviamente devo sistemare anche questo party comunque. Va bene, lascio tutto quanto a voi, Leo e Percival. Il piacere è nostro. Mi piacerebbe, avrei piacere nell'accompagnarvi, ma Lord Borus e Lord Salom non me lo permettono. Percival. Bene, allora, fate buon viaggio. Io, il comandante delle guardie, difenderò il castello durante la vostra assenza, milady. Sì, dipendiamo da te, comandante Cecil. Sì, milady. Che dolce Cecil, cioè è tipo completamente inutile, è l'unica guardia fondamentalmente del castello ed è il capitano delle guardie che non ci sono e in tutto ciò però è tenero, è molto tenero. Allora, io intanto ritornerei qui nella mia terra natale perché adesso devo sistemare un po' di roba, devo sistemare il party, devo aumentare le armi, devo fare un botto di roba, quindi a tra poco. Eccoci al castello di Brass. Dove stanno scappando quei soldati? Che cos'è? Una commozione al frontal gate? Non ne ho idea. Persino i mercanti sono, diciamo, sono spariti. Vogliono fregarci? Che vogliono fare? Ma tecnicamente non devo andare, cioè dovrei andare forse nella sala quella di sopra, vero? Ah no. Oddio. Sta succedendo. Ascoltate, Lady Chris non è qui. Ah, Yumi! E allora quella chi sarebbe? Eh? Vero, devo reclutare io le tizie di Alma Kinan. Ah, vedi, sta su. Allora succederà qualche casino ad Alma Kinan. Oh, Lady Chris, non sapevo foste qui. Mi prego di perdonarla, milady. Non ti preoccupare, sono appena arrivata. Sono
Sono così felice di vederti di nuovo. È passato tanto tempo, Yumi. Molto è successo. Posso immaginare. Non c'era permesso di lasciare il villaggio perché la mia zia ce l'ha proibito. Alma Kinan è stata colpita molto duramente dalle forze distruttive. Potremmo perdere presto il nostro altare rituale. Puoi aiutarci? Prendo qualcosa che possa servire per proteggere l'altare? Sì, l'altare il rituale dell'altare, cioè vabbè, l'altare del rituale contiene il sigillo della vera runa dell'acqua, così come lo spirito di Yun. Dobbiamo correre. Vi prego, aiutateci per favore. Quindi se le aiuto, poi lei si recluta insieme all'altra. E quindi così arriverei a 101 stelle in teoria. Parlerò con il messaggero, ma per favore ritornate il più presto possibile. Lo farò. Lord Borus, per favore, tenete d'occhio Lady Chris. Certamente. Per favore, Lady Chris, scegli il resto del tuo gruppo. Ah, bene. E possiamo portarci chiunque. Quindi Fred, Rico, Vicky, Fubar, Lily. Chi ci portiamo? Chi ci portiamo? Ovviamente non posso portare. Mua, tanta roba. C'è anche Stella potrei portarmi. Allora, ok, ci portiamo Fuch in sella a Bright e poi ci portiamo Estella e Mua. Ecco qua, pronti. Questo è il mio party OP. E adesso andiamo. Yumi si unisce a noi per ora, però ovviamente lei va nel convoglio, quindi non è un problema. Ok, sistemiamo un attimo il party, perché devo mettere ovviamente Fuch con Bright, esatto, Mua che protegge Stella e Borus insieme a me. Team perfetto. Va bene. Direi che possiamo andare verso Alma Kinan. Ecco. Vediamo che succede ora. Qualche boss fight c'è, vero? Che c'è, Yumi? Qualcosa non va? Ti presto il mio cavallo se non ti senti bene. Chris, eroe di Zexen. Lady d'argento. Non sei tormentata dal tuo legame con il Flame Champion? Lui è un simbolo di così tante battaglie. Che stai cercando di dire? Molte persone combatteranno e moriranno in tuo nome. Sei forte abbastanza da sopportare questa responsabilità? Smettila di dire queste cose senza senso una volta per tutte. Stai cercando di ledere la sua confidenza? Tu possiedi diverse emozioni contrastanti nel tuo inconscio, perché delle cose che hai fatto come cavaliere. Ti ricordi quando le tue emozioni ti hanno fatto uccidere una persona innocente? Quella eri tu. Tu eri quella maga, non è vero? Oh. Essere un eroe ti infastidisce? Questo non ha niente a che fare con te. Sei preparata a controllare l'enorme potere della vera runa che ti è stata data?
sei tu quella che ha causato una guerra futile nelle Grassland. Che altro sai del controllo della o della giustizia? Noi, intendo il maestro Luke, ha una buona ragione. Le ragioni del maestro Luke potrebbero non essere morali come sembrano. Bene, allora, mi dispiace dirvi che dobbiamo sistemare tutto ciò in battaglia. Allora, potrei fare Silent Lake per impedire le magie di tutti, in realtà. Però mi andrebbe contro anche per Estella, quindi noi attacchiamo qua. Noi attacchiamo pure. Ed Estella invece fa quello che sa fare meglio. Bene, stop enchanting. Poffet è una eliminata subito. Anche lei runa del fuoco. Lei ha fuoco e acqua praticamente. Possiede anche la runa della vera terra. Minchia, ha fatto un sacco di danni effettivamente. Vabbè, lei la conosciamo in realtà perché l'abbiamo già affrontata, però questo attacco è stronzo. Sembra la runa oscurità questa. Ah, vabbè, non mi ha fatto un cazzo. Minchia, silenzio, ho messo a tutti. Puttana Eva. Va bene, cura che sinceramente non serve a nulla perché abbiamo ucciso soltanto un nemico, quindi va benissimo. Ecco, eliminata. Ma dovremmo attaccare, esatto, dobbiamo attaccare lei. Va bene, non mi ha tolto un cazzo. Eh sì, perché qua immagino che dobbiamo eliminare i minion. Oddio. Ah, ok. Minchia. No, ok il cazzo. Pensavo fosse l'attacco single target. Aia. Questo ha fatto male. Malissimo. Col fatto che ha messo silenzio a tutti è un casino. Ok. Meno male. Hai preso Drain. Cioè, ero in pieno controllo, ma col fatto che mi ha messo silenzio a tutti era un casino. Questa è la tua ultima possibilità, mago da strapazzo. Voi dovete fidarvi del... Cioè, voi vi fidate del successore della runa, ma... Non hai la conoscenza per usare il potere della vera runa. Questa è la tua occasione. Ah, vera runa della terra. Minchia, vediamo se mi leva anche la runa dell'acqua ora. Minchia, mi incazzo come una bestia se mi leva anche quella dell'acqua. Che sono le mie uniche cure, tra l'altro. E adesso posso avere la tua vera runa? No, non ci credo. Cosa? Ti rimuoverò questo fardello. Dovrebbe essere più facile
essere una donna che è un eroe. No. No, non ci credo che me la leva. Dai, ma che minchiata. Ecco, questa è una grandissima minchiata per quanto riguarda la trama. Ecco, hai perso la vera acqua. Lady Chris. Cioè, è completamente no sense sta cosa. Cioè, ci potrebbe stare in alcuni sensi, ma che te la riescono a togliere così, proprio... no, è una minchiata. Cioè, sono stati tre quarti di gioco all'inseguire le rune e non ce l'hanno fatta a prenderla. Ora, giusto giusto, vum, subito. Cioè, proprio... Vabbè. Adesso dovete scusarmi. Ferma lì. Un Charad. In che cosa lo dovrei tradurre in questo caso, Charad? Una barzelletta? Vabbè, una farsa di giustizia non è un'arma contro di lui. Cioè, sarebbe tipo una cosa divertente, una farsa, una barzelletta. Inteso in quel modo. Ah, già qui finito. Madonna, ma qua si stanno succedendo. Cioè, vedi, ora mi dice che non è neanche. Non sono neanche capitoli questi. Cioè, mi stanno facendo andare avanti per ogni personaggio. Cioè, gli stanno rubando praticamente le rune a ogni personaggio. Mi stanno facendo vedere come stanno rubando le vere rune a ogni personaggio per prepararmi al capitolo finale a sto punto, immagino. Scusa, ma a lui non gliela possono togliere. Lui è il Flame Champion. Cioè, se gliela levano anche a lui è finita. Ehi, hey, Hugo, che ne dici di fare un giro per il castello insieme a me? Non sapremo mai quando l'armata di Armonia tornerà indietro. Cioè, quando tornerà ad attaccarci. Perché no? Ho bisogno di fare qualcosa mentre Chris e Jeddo sono via. Anche se fossero qui, tu sei il capo dei Firebringer, di Zexen, delle Grassland... Dovresti essere pronto in qualsiasi momento. Ottima osservazione. Ok, quindi possiamo andare. Cioè, mi stanno facendo vedere praticamente come hanno rimosso tutte le vere rune. Mi hanno tolto quella del tuono, quella dell'acqua, e ora mi stanno togliendo anche quella del fuoco, immagino, a sto punto. Cioè, io immagino che anche la sua adesso vada a puttane. Allora, andiamo all'ingresso del castello, dove sicuramente succederà qualcosa di divertente e di interessante per i nostri occhi. Esattamente, come sempre, classico. Vediamo chi si presenta ora. Salve Joe, sei di ronda? Sì, penso che andrò a controllare i paesi vicini anche. È un'idea splendida. Il villaggio più vicino è quello di Xai. Non starci troppo. L'armata di Armonia si è ritirata, ma non puoi sapere mai quando torneranno indietro. Certo, capisco. Ma siamo soltanto noi? Vabbè sì, tanto a Xai non c'è bisogno di portare... Cioè, non ho bisogno di fare incontri con qualcuno. Cioè, posso andarci anche qui a piedi. Tra l'altro devo cominciare a controllare anche i negozi se vendono il martello dorato, perché tecnicamente... Allora, in Suikoden 2 il martello dorato lo vendevano ad Island, nella città, cioè nella zona di Island vicino alle Renuil. Ed era tra l'altro venduta dal negozio oggetti come rarità. Ora vabbè, qui è poco probabile effettivamente, perché qui siamo vicino al mio castello, quindi non penso che qui... Dancing Flame e Waking, infatti, non c'è. Però è anche vero che le rarità cambiano comunque durante il tempo, quindi dovrei fare attenzione. Dovrei tornarci spesso, perché mi devo girare tutti i negozi del gioco praticamente. Cioè, devo andare in giro praticamente in tutti i negozi del gioco a cercare le rarità
e vedere ogni quanto tot si aggiornano. Ma io cosa dovrei fare qui a Xai? Cioè, diciamo, vado qua nella città di Xai a controllare. Qui non c'è nulla, però. Cioè, dovrebbe apparire qualche trigger da qualche parte, suppongo. Devo provare a entrare nella locanda, magari. Nella locanda solitamente succedono cose. Quindi, nel frattempo parliamo anche con gli NPC, magari. Ah, ecco, vedi? Accetta ricetta numero 9. No, scartiamo dalla borsa. E la medicina che siamo strapieni. Vedi, bisogna sempre parlare con gli NPC. Non si sa mai quello che ti possono dare. Vedi, ricetta numero 9. Allora, entriamo, no, qua non possiamo entrare, qua cosa c'è? La locanda, ecco, entriamo nella locanda. C'è qualcosa di interessante qui al piano di sopra? Qualche personaggio, qualcosa? Anche se in realtà per il momento di reclutare credo proprio che non si possa proprio reclutare affatto, cioè queste sono tipo tutte parti di trama che devono essere vissute in modo così, proprio obbligatorio, oserei dire. E quindi forse io la scelta del capitolo 5 l'ho fatta in base a quello che si vedrà dopo. Ok, ora forse devo uscire e partirà la scena, mi triggerano la scena. Perché dice devo controllare i paesi vicini, ma... E quindi ora devo ritornare indietro? Ah. State bene? Oddio. Ecco, vedi, devo andare avanti e poi tornare indietro. Sì. Ho un report da fare proprio adesso. Che succede? Sembra che un messaggero dal castello di Brass sia appena arrivato. Informa tutti, adesso. Sì, signore. Stai dicendo che un'armata di Armonia ha improvvisamente attaccato il castello di Brass? Ma non è possibile. Come può un'armata così grossa raggiungere il castello di Brass senza essere avvistata? Potrebbe essere quella maga di nuovo. No, non può essere. Le illusioni possono confondere la gente, ma non ucciderle. A prescindere da tutto, loro hanno disperatamente bisogno del nostro aiuto. Per favore, vi imploro. Va bene, manderemo un'armata proprio adesso. Va bene per te, Joe? Certo. Procedi pure, Caesar. Quanto tempo impiegheremo per da qui a raggiungere il castello di Brass? Almeno 2 giorni per assemblare, organizzare e far avanzare le truppe. Non sarà troppo tardi? Non penso che il castello di Brass cada così facilmente. In aggiunta alla fortificazione c'è anche... cioè loro hanno anche la leadership di Chris e di Salom come stratega. Che ne pensate di selezionare i guerrieri più forti e mandarli avanti? Ottima idea. Inizio a fare, diciamo, una sorta di candidatura immediatamente. Siamo già tutti pronti. Yugo, faremo meglio ad andare via subito. Certo. Fermi. Non possiamo permettere a Joe di correre un tale rischio. Non ti preoccupare, Caesar. Sono abbastanza esperto come guerriero. Posso prendermi cura di me stesso. Va bene. Vai allora, ma sta attento. Ciò che tu dici realmente
è che non vuoi che io finisca, diciamo, come preda e gli dia a loro la vera runa. No, non capisci, Gio. Lo so. Comunque, conto su di te. Voglio che tu vada lì per primo per diciamo, prendere sotto mano le cose. Nessun problema. Mio figlio si è trasformato in un ottimo combattente, non pensi? Lo so. Potrei sempre adottarlo come mio figlio. Questo garantirebbe le sue migliori performance di tutto il tempo. Vuole ingropparsi Lucia. Immagino che la decisione è stata presa. Per favore, scegli gli altri membri del party. Ecco, Cesar si unisce a me per ora. Ok, quindi possiamo prendere gli altri. No, Lucia non me la porto. Mia mamma, no. Mi porto Fubar, assolutamente sì, perché lo metto in monta, in sella. Posso portare Thomas! Fighissimo! Ma sì che me lo porto, Thomas! Dai! Certo che me lo porto, Thomas. Il problema è chi mi porto dopo. Ci sarebbe Edge, che non è male. Roddy non ho idea di che cosa faccia. Che rune ha Roddy? Cioè, che cazzo fa Roddy? Potrei portare Fred che mi fa da pseudo tank. In teoria non sarebbe male averlo come pseudo tank. C'è anche Leo molto forte, Dupa. Questi sono fisicamente sono fortissimi. Gli altri. Anche Landis potrebbe essere caruccio. La piccola Vicky in realtà mi ispira parecchio a me. Me la porto la piccola Vicky? Ma portiamocela la piccola Vicky. E come supporto. Come supporto. Come supporto. Ci portiamo la nostra Anne che è sempre ben accetta. Va bene, proviamo sto team. E adesso preparatevi il prima possibile. Ora aspetta, perché devo potenziare le armi. Devo fare. Va bene, ci vediamo dopo. Apple, lascio tutto nelle tue capaci mani. Non te ne pentirai. Una volta pronti, vi seguiremo al castello di Brass. Tutto sarà finito prima che voi possiate essere lì. Sarebbe grandioso. Oh. Ecco, e qui è dove gli fottono la runa a lui. Ok, perfetto. Quindi ho capito benissimo cosa ci sta mettendo praticamente davanti agli occhi il gioco. Ci sta letteralmente dicendo: guarda, vi stiamo fottendo tutte le rune più forti, quindi ora arrangiatevi, stronzi. Cioè, detto in modo così, pulito. Va bene, vado a potenziarmi e ci vediamo dopo. Non ci credo. Martello dorato qui? Come rarità al villaggio di Xai. C'è proprio davanti casa praticamente. No, vabbè. Questo, allora, non so se. Non so se. Allora, non so se l'avrei potuto ottenere da un'altra città, perché mi sembra troppo strano che mi sia capitato proprio nel villaggio dove dovevo andare proprio per trama. Cioè, c'ero stato praticamente 5 minuti fa e non c'era niente. Però, come vi ho detto io, le rarità nel gioco, in questo tipo di gioco, cioè nella saga di Shuikoden, le rarità cambiano ogni tot. Quindi qui la rarità adesso è scattata e mi ha fatto trovare il martello dorato. E io che mi sono girato praticamente tutti i negozi del gioco. Letteralmente me li sono girati tutti nel capitolo precedente e non era successo niente. A meno che effettivamente
A meno che effettivamente è spuntato solo ora. Perché potrebbe essere anche il fatto che non poteva spuntare prima nel capitolo 4 magari, e invece mi spunta soltanto adesso perché sto progredendo col gioco, eh? Potrebbe anche essere questo, però non lo so. Dovrei, al solito dovrei andarlo a controllare, ma sono tutte cose che controllerò poi alla fine, quando finirò, in qualsiasi modo finirò, allora va bene. Cioè, nel momento in cui finirò poi il gioco, poi se ne parla. Cioè, guarderò tutto quello che ho mancato, se ho mancato cose, se... Tutto. Cercherò di vedere il meglio di tutto. Intanto, ridendo e scherzando, i martelli li abbiamo. Perché, tra l'altro... Cioè, se non avessi trovato neanche gli altri martelli, cioè questo fondamentalmente è il più facile da trovare. Cioè, ce l'hai praticamente davanti casa. E vabbè, giustamente devi avere i soldi perché costa 50.000 focci. Io fortunatamente ho vinto il grandissimo premio che mi ha permesso di avere soldi infiniti, e sta roba è rottissima, in questo gioco è rottissima. Perché avere soldi infiniti in un gioco come questo... Oddio, ho la cavalcatura pure io adesso. Ma che figata. Avere soldi infiniti in un gioco come questo, soprattutto Shuigoden 3, dove avere le armi forti, le armature forti, è praticamente fondamentale. Cioè, se tu non hai le armi, non hai le armature, prendi schiaffi a destra e a sinistra in una maniera pazzesca. Quindi avere soldi per poter potenziare tutto subito è fondamentale. È letteralmente fondamentale. Intanto, che culo, non ho beccato nessuno. Certo, da un lato è un peccato perché volevo allenare Thomas, se devo essere onesto. Però vabbè, lo alleneremo qua perché sicuramente ora succederà il casino. Stanno combattendo, Yugo. Bene, ottimo, andiamo, sergente. E qui ora mi ruberanno la runa del fuoco, perché questo è proprio il preludio del finale, dove praticamente ora Luke avrà la possibilità di prendere tutte le rune. Però effettivamente Huber non si è visto più. Dove è finito Huber? Comunque, i reclutamenti ancora non sono finiti, perché ci sono ancora dei reclutamenti che devo fare sicuramente. E tutti questi capitoli di trama ovviamente non ti fanno reclutare nessuno, perché è proprio tutta trama. Cioè, questa è tutta trama. Si sbloccheranno probabilmente dopo. Cioè, dopo questi capitoli, diciamo, obbligatori, chiamiamoli così, di trama, proprio per farti capire quello che sta succedendo. Sicuramente ci sarà poi la parte finale che sicuramente metterà le basi per quello che è il gioco. Oddio, ma che ci fa Roland qui? Non ritiratevi, spingeteli indietro. Scusa, ma Roland... Ah no, Roland è vero, era rimasto con Salom. Recuperate altre truppe dal castello di Miriam. No, sì, i rinforzi da Midgar arriveranno tra qualche minuto. Adesso è tempo di dimostrare la forza dei cavalieri di Zexen. Salom. Eccoci. Oh, sir. Ci occupiamo immediatamente di... Ah no, siamo arrivati immediatamente non appena abbiamo sentito la novità. La forza principale arriverà tra poco, arriverà dopo. Non so come ringraziarvi a sufficienza. Yugo, eccoli che arrivano. Ecco, e ora dovremmo combatterli ovviamente, giusto? Ma certo che sì, va bene. Allora, qui combattiamo... Rage, lo facciamo così. Minchia, si è difeso, bastardo. Ok, fuori uno. Aia.
godo. È vero che ho l'ultra istinto praticamente con... ovviamente attacco sprecato perché ho colpito soltanto una persona. A me non mi colpiscono. Tentacidis. Ta-na-na-na. E va bene, facciamo auto. Poffede. Doppio attacco. Tampete. Olè, morto anche lui. Mancato, easy. Poffede. Madonna mia. Ora Thomas scatta tutto. Vai così Thomas. Bravo Thomas. Chi è il prossimo? Sergente, arrivano. Sergente, sei un po' troppo... Ecco, questo lo possiamo fare in realtà. Minchia. Poffede. Che bello che attacca due volte, mamma mia. OP. Mancato. Thomas è morto o no? Ok, io mi sono allontanato a sufficienza. Però Thomas è ferito. Minchia, non sono morti però, 588, ma non sono morti. E qui ora facciamo il devasto. Poffete. Olè. Quello è rimasto ancora vivo, ma per poco, perché adesso arrivo io. Sboom. Vai Thomas. Bravo Thomas. Thomas è scattato a livello 40. Wow, sono abbastanza tosti. C'è qualcosa di strano. Cioè, riguardo loro. Sembra che non gli importi nulla se vengono uccisi. Ho notato. Dice, lentamente ma di sicuro si stanno... ci stanno spingendo verso il castello. Eccoli che arrivano ancora. Allora, water, io curerei un attimo qui Thomas. E poi qui farei... Esatto, così. Comunque la mini Vicky è pazzesca, eh? È incredibile la mini Vicky. Poffete, anche 1300. 1, 2. Poffete. Mancato. Mancato, mancato. Via. Pronti. Oh. Si sono allontanati a sufficienza? No, è stato preso in pieno. Joe è stato preso in pieno. Benissimo. Non ho visto quanti danni ha subito, ma non credo tanti. Uno. E due. Perfetto. Vai Thomas. Runa cacciatore. Figo. Se non sbaglio la runa cacciatore dovrebbe eliminare gli incontri casuali più deboli. Sembra che non finiscano mai. Ma che sta succedendo? Arrivano uno dopo l'altro e non si ritirano mai. Lord Salom, non possiamo ritirarci di più. Dobbiamo preparare la difesa finale del castello. Perdonatemi. Per favore, resistete. Cosa? Come può essere? Uber? Ah no. Sì. Minchia. Avevo detto da un po' che non si vede Uber. È da tempo... non ci vediamo da tanto tempo. Spero che tu abbia... ti sia preso cura della runa che ti ho lasciato prendere.
Mago, stregone, che ci fai qui? Sono venuto a prendere la vera runa. È troppo per un sempliciotto come te possedere entrambe le rune e il titolo. Cosa? Non ti ho mai tolto nulla a te, comunque, cioè, nel senso, non ti ho mai rubato nulla. Non giocare con me, non oggi. Ecco, la vera runa del tuono. Ma quella. Questo è un vessillo per sigillare le 27 vere rune. Diciamo che richiede diverse tecniche. Questa è la runa che ho sigillato, diciamo che ho preso da Geddo. Cosa? E adesso prenderò anche la tua. Ah, perfetto. Me l'avevo detto io. Yugo, stai bene? Ah, sì. A posto. Quindi lui ora come ora ha fatto. Adesso che le 5 rune elementali sono state portate tutte insieme, potrò ottenere il mio desiderio. Perché lui quindi ha fuoco, tuono, acqua, vento e terra, quindi sono 5 rune elementali. Tra l'altro, cioè, praticamente Luke nel 2 era uno dei buoni e Uber era uno dei cattivi. E ora praticamente Uber è rimasto dei cattivi e Luke è diventato cattivo. D'accordo, come vuoi. Desidero solamente un buon combattimento e una buona quantità di sangue e di urla mentre si muore. Dannazione, fermo! Perché stai facendo tutto questo? Io non so il segreto, non so il potere segreto delle rune o come utilizzarle. Perché stai cercando di fare questo? Cosa vuoi? Cioè, che cosa vuoi prendendo le vite di così tanta gente? Perché prendere le vite? Ho sempre risposto a una buona domanda. Distruggerò. Dice, sono in procinto di distruggere le 5 rune con altre 4 rune che ho collezionato. Semplice, vero? Non capisco. Tu vuoi distruggere Dio? È così? Prete killer? Assolutamente. Bravo, hai indovinato. Ma perché? Le 27 vere rune sono una fonte di potere che tiene questo mondo in equilibrio. Il potere ultimo che controlla questo mondo. Per distruggere una runa. Cioè distruggere una runa e scontrarsi contro il fato e distruggere Dio. Dice questo atto rilascerà un potere incontrollabile delle rune. Ti avviso, è molto peggio di quando è stata rilasciata la runa del Flame Champion, cioè quando sono state rilasciate le rune del vero fuoco e della vera acqua dal Flame Champion. Ha il potere di far saltare in aria le Grassland e tutto l'intero continente, incluso anche il Sacro Impero di Armonia. Perché qualcuno dovrebbe fare una cosa del genere?
diciamo qualsiasi prigioniero non cercherebbe la libertà? Siamo prigionieri? Sono mille anni che questo, dice, sono passati 1000 anni da quando questo mondo è stato creato, dopo la guerra dello scudo e della spada. E la gente non si è evoluta nel frattempo. Sono stati catturati nella rete dei conflitti, tra le vere rune. Dice, sono stufo di questo. Ho avuto modo di fare esperienza, grazie ad altre memorie, possedute dalla vera runa del vento. Quindi il mondo è davvero una prigione controllata dalle vere rune. Ma noi non siamo prigionieri, noi viviamo, combattiamo e moriamo per la nostra libertà, per il nostro libero arbitrio, comunque per la nostra libertà. Quindi la tua definizione di libertà è la possibilità di camminare in giro una gigantesca cellula, con un'invisibile corda attorno al tuo collo? Un cappio, un impossibile co cappio attorno al tuo collo? Non credere di scappare. Devi sconfiggere me prima. Non ho tempo per questo. Ho paura di non avere tempo per questo. Ho finito di preparare il rituale. Le quattro rune sono già dentro il vessillo, che aspettano. Devo soltanto entrare in scena. Questo distruggerà la vera runa del vento e la mia anima insieme ad essa. Fermati. Una volta realizzato il mio sogno, ah no, una volta, diciamo, raccontato il mio sogno a una persona con i tuoi occhi e il tuo cuore, ah no, una volta, no, vabbè sì, non avevo letto la prima parte, una volta raccontai il mio sogno a una persona con i tuoi occhi e il tuo cuore, tanto tempo fa. Addio, Yugo. E probabilmente il suo sogno era a Sasarai. L'ha raccontato a Sasarai, ovvero suo fratello. Incredibile, in Shuikoden 2 Luke si incontra con Sasarai e gli dice, quel tipo, gli dice, quel ragazzo è mio, lasciatemelo, tipo una roba del genere. Però non aveva mai detto che fosse suo fratello. Qui si nota di più la somiglianza. Bene, adesso mi prenderò io cura del resto. Si avanzano con questi numeri, cosa possiamo fare? Tu, il mago che ha rubato le vere rune. Proverò che il vero potere delle rune. No. Proverò che il potere delle rune non è reale. O non è, diciamo, non è adatto agli umani. In risposta alle preghiere della gente che desidera pace in questo piano, comunque in questa terra, noi combattenti di Alma e Kinan siamo pronti per morire per la causa. Questo è anche il desiderio delle nostre sorelle nel mondo spirituale. Preparatevi. Non ci prenderete in giro ancora con le vostre magie di illusione. Ascoltate attentamente le voci degli spiriti. Offete. Sparate! Fuoco! Quindi ora dobbiamo combattere con Huber. Minchia, Huber è uno stronzo. Speriamo che se ne va ora. Ci sono dei nemici dietro di noi? Non possiamo permettere che ci attacchino da entrambi i lati del ponte. Sara! Ecco, ora scappano. Ah. Ho già utilizzato troppa energia. Non riesco. Che sta succedendo? Oh. Ma che. Ha un'altra illusione.
Stavamo combattendo dei fantasmi demoniaci creati da quel mago, di nuovo. Dannati. Huber, non posso andare oltre. Non posso controllare la bestia. Neanche la bestia, il mio potere. Dannazione, ce l'avevamo quasi fatta. E ora devo combattere contro questi. Meno male che non devo combattere contro Huber. Mamma mia. Ah no, sono spariti anche loro. Che culo. Oh mio, questo è troppo. Quindi ora si uniscono anche quelle di Alma Kinan a noi, come 108 stelle. Quindi tu sei Joe, il successore del Flame Champion. Io sono Yuiri, combattente di Alma Kinan. Piacere di conoscerti. Lo stesso vale per me. Così come sancito dal tuo accordo con il anzi, così come stabilito con il dal nostro accordo con il predecessore Flame Champion, ti assisteremo. È molto gentile da parte vostra, ma perché siete con Chris? Io anche sono stata ingannata e praticamente invischiata, diciamo, in questa illusione magica. Mentre stavo raggiungendo Alma Kinan, mi hanno rubato la runa. Fortunatamente ho incontrato una combattente di Alma Kinan che ha sentito che il castello di Brass era stato attaccato. E immediatamente ho ottenuto la cooperazione dei soldati di Alma Kinan e sono tornata. Comunque, che cos'era quel mostro? Sospetto che fosse molto una magia di richiamo molto potente. Loro hanno controllato degli oggetti in questo mondo per anni. Quindi deve aver utilizzato una qualche tecnica speciale. Sembra che abbiano inserito una magia, diciamo, accecante nella bestia evocata. Abbiamo una forza più grande adesso, che una volta combinata con un'altra unità dal castello di Midgar potrebbero lanciare un'offensiva proprio contro quel mago. In ogni caso, non posso avere quella bestia, non posso permettere a quella bestia di passeggiare attorno al castello di Brass. Abbiamo il tuo permesso, Joe? Get the squad into formation. Sì, signore. C'è una battaglia campale? Eh sì, minchia. Ah, però guarda adesso quante truppe abbiamo. Allora, qua ci sono io. Però aspetta. Tutte riserve per ora. Ok, ora ci penso io. Fatemi fare le formazioni e ci vediamo dopo. Adesso siamo pronti. Ho fatto i parti che sono bellissimi. Bene, allora, prepariamoci al combattimento immediatamente. Dovete essere esausta, milady. Sto bene. Ah, ora ci siamo. Minchia, ora ho le truppe fighe. Ora si comincia a fare sul serio. Defeat, sconfiggi l'unità di Huber e l'unità del successore viene sconfitta. Ok, quindi posso andare. I rinforzi saranno qui da Midgar. Divertitevi fin quando è possibile. Per la gloria dei cavalieri di Zexen, per la gloria dei Firebringer. Eccoci qua. Quella spazzatura è volata in superficie di nuovo. Allora, noi dobbiamo. Allora, qua cosa abbiamo? Plains. Woods, quindi danno ridotto. Ecco, noi dobbiamo arrivare fino a qua. Noi dobbiamo arrivare tutti qua. Così prendiamo un 40% di danni ridotti. Quindi muoviamoci e andiamo qua.
Sì. Poi qui possiamo muoverci e andiamo qua. Sì. Qui ci spostiamo e ci muoviamo qua. Così noi qua subiamo il 40% di danni in meno. E ne possiamo approfittare. Grande Fuch. Bene. Ora possono avanzare loro. Bravo Uber. Così ora ti scarico tutte le rune addosso e ti elimino subito. Ok. Allora, Water Rune. Cosa fa la Water Rune? Ah no, ok, cura gli HP. E Fire Rune, ecco qua, pronti. Sì. Benissimo. Poi. Ah, questa già l'abbiamo fatta. Questa è cura. Questa è Water Rune. Tu invece. Quicken. Cosa faceva Quicken? Ah, permette di far rimuovere una truppa. Ok. Runa del tuono. Qui. Pronti? Sì, vai. Benissimo. Ok. Quicken. Bene. E adesso la facciamo riutilizzare. Vedi, così si giocano queste battaglie campali. Easy. Poffete! Ok. Non abbiamo più possibilità qui. Qui invece Water Rune, Fire Rune. Peccato non avere un altro Quicken. Cioè, nel senso, lei ce l'ha, però... Ok, penso che ora si difende con l'unità l'altra. Immaginavo. Va bene. Cominciamo. Minchia, tre colpi. Vabbè, acceleriamo. Perché sennò perdiamo troppo tempo. Non si capisce più niente poi. Ok, fuori uno. Ok, l'unità è vittoriosa. Bene. Ma sai che ti dico? Vai, andiamo, Duke. Dai, vediamo se riusciamo a buttarlo giù subito. Ah, niente, si sono ritirati. Niente, allora... Per il momento, fine. Eccoci qua. Noi qui abbiamo la runa del fuoco, ma la possiamo fare fino a... Minchia, non la possiamo fare qua. Mi sa che non devo attaccarlo, Uber. Era meglio se non l'avevo, se non l'attaccavo. Ok. Va bene. Per ora terminiamo, non ho motivo di... Effettivamente loro le armi non gliele ho potenziate, quindi faranno meno danni, forse. Madonna, il Rock Golem 950... Sì, sì, con loro possiamo attaccare, siamo molto più forti. Ok, la battaglia si è conclusa. Bene. Senza Luke non ne possiamo evocare più. Ah.
Abbiamo sofferto anche noi, adesso è il tempo di vendetta. Voglio il loro leader, come desideri. Attenzione. Allora, con l'unità di Chris andiamo qua, attacchiamo. Minchia, si sono messi quelli col golem, bastardi. Il golem qui è fastidioso. Però vedi, se riusciamo a buttare giù il golem. Olè, perfetto. E l'unità di Chris è vittoriosa. Sì, muoviamoci adesso di qua. Vediamo se riusciamo a buttare giù subito la loro armata. Perfetto. E ora facciamo una bellissima cosa. Con lei ci spostiamo qua. Ah, vero, però non possiamo giustamente rifare il Quicken. Curiamo. E loro possiamo spostarli di nuovo, quindi andiamo di qua. E andiamo di qua. Mi volete attaccare? Boh, io vi rispondo con Fucci. Che è forte in culo. Madonna mia, grandissimo. Bene. E anche questi, via. Guardate, guardate cosa. I soldati di Armonia. Il mago. Il magia nera di nuovo. Aspetta. C'è. Non è quello. Non è quello che sento io. Qualsiasi cosa tu senti. Loro sono. Sembrano pronti per attaccare. Ma vuoi vedere che ora Sasarai attacca Uber? Io devo. Minchia. Forse con il cover diventiamo più forti. Vedi, riusciamo ad essere più forti. Vedi, facciamo più danni. Sì. Se riusciamo a fare il cover siamo più forti. E loro non possono scappare, tra l'altro. Vai, andiamo col clan delle lucertole. Che loro sono fortissimi. Madonna mia. Ecco, finalmente li faccio io più danni. Godo. Uber che mi attacchi? Vabbè, andiamo con loro. Che vabbè, loro sono molto più deboli. Purtroppo. Sono Sasarai, del Sacro Regno di Armonia. Per le mie ragioni ho deciso di assistere il Firebringer. Esattamente. Siamo arrivati di fretta, quindi le nostre forze sono abbastanza piccole. Purtroppo sono piccole. Ma permettete, ma sicuramente saremo efficaci e non inutili. Cosa esattamente avete intenzione di fare? Vi spiegheremo dopo. Per il momento posso dirvi soltanto che Luke ha tradito Armonia e Ikusak, ovvero il leader. Quindi non ci attaccherete, giusto? Avete la mia parola. Si sono trasformati.
Anzi, no, aspetta. Ah, no, minchia, però vedi, effettivamente. Ok, allora. Fire rune. Pronti. Ecco qua. Tu non hai rune. Water rune, lightning rune. Quicken. Ci possiamo muovere. Eh sì, però dobbiamo attaccare Uber. Quindi è che loro non sono. Va bene, proviamoci. Uber è forte. Vedi, schiva tutto praticamente. Va bene, avanziamo automaticamente. Olè. E anche questa unità è andata. Allora. Allora, dov'è? Quicken. Utilizza Sussasarai. E tu utilizzi finalmente la runa qui. Oh. Ratti puzzolenti. Per il momento con le vere rune, diciamo, ci accontenteremo. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Felici di avercela fatta in tempo. È stato un dramma abbastanza pericoloso e abbiamo quasi perso, diciamo, ogni speranza, quello che è. Sei davvero fastidioso da ascoltare tutto il giorno. Suppongo che le nostre forze dovrebbero tornare a Midgar, giusto Joe? Sì, giusto. Torniamo tutti indietro. Sasarai, pure tu. Hai una storia che muoio dalla voglia di sentire. Certo, ecco perché sono qui. C'è anche un c'è anche il diciamo c'è anche l'argomento del regalo che abbiamo portato per Joe. Major Victory. Ah, runa flowing. No, assolutamente la runa flowing la voglio tutta la vita. Oh, ok. Salve Joe, sei già pronto? Oh, bene, lo sei. Finalmente abbiamo lavato via la sporcizia dalla battaglia. Sono riuscito a catturare anche un paio di Winx. Dobbiamo andare alla hall. Tutti quanti ti stanno aspettando. Veramente? Ok, arrivo subito. Sì, signore. Ma ovviamente lo vedremo nella prossima puntata. Abbiamo fatto abbastanza per oggi. Madonna, quindi ora Sasarai si unisce a me. Sasarai si unisce a me. È una delle 108 stelle Sasarai in questo caso. Cioè Luke era una delle 108 stelle nel 2 e Sasarai è una delle 108 stelle qui nel 3. Incredibile, quanto è bello sto gioco. Va bene, per il momento è tutto e ci becchiamo alla prossima.